Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di automobile.it. Io sono Fiona e oggi riattacco la spina per parlarvi di auto elettriche. Ma prima, sigla! Prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, altrimenti per voi niente ricarica. Paura, eh? No, non siete impazziti, abbiamo già parlato di auto elettriche sul nostro canale, abbiamo visto come si guidano, ne abbiamo provate alcune, abbiamo addirittura messo in campo la sfida del secolo, elettriche contro ibride plug-in. Oggi però vi propongo una delle nostre celeberrime top, le 5 auto che possono fare al caso vostro se voleste abbracciare la rivoluzione elettrica, magari sfruttando gli incentivi statali. Proprio dei rinnovati incentivi statali vi parlo in un altro video sul canale, al quale vi rimando per una panoramica più approfondita. Partiamo da una vera e propria istituzione, Nissan Leaf. La foglia del marchio giapponese, infatti, è a oggi l'auto elettrica più venduta della storia nei suoi ormai 10 anni di carriera. Il successo di Leaf sta nell'aver sempre combinato un ottimo prezzo di vendita con tanto spazio, praticità e un'autonomia niente male. La seconda generazione aggiunge a ciò delle linee molto più classiche del primo modello, che regalano alle V giapponese un aspetto elegante e molto moderno. È disponibile in due livelli di potenza, 150 o ben 215 cavalli, per il modello E+, che gode di una batteria maggiorata da 62 kWh rispetto ai 40 del modello precedente. Su strada Leaf si rivela agile e con un'ottima accelerazione, sconosciuta alla prima serie. L'autonomia poi parte da 270 km per il modello base e tocca i 385 km in ciclo misto per la versione con batteria più capiente. Il listino parte da 29.000 euro fino a sfiorare i 40 per il modello top di gamma con la batteria da 64 kWh. Dal Giappone passiamo agli Stati Uniti per l'ormai imminente debutto di Ford Mustang Mach-E. La vettura americana è disponibile sia con trazione posteriore che integrale, con potenze comprese tra 255 e oltre 450 cavalli per la versione performance. L'estetica ricorda la cugina sportiva Mustang, è larga, molto aggressiva e decisamente poco europea. All'interno invece tanto spazio e tecnologia, con lo schermo dell'infotainment da oltre 10 pollici. Le batterie invece sono da 75 o ben 98 kWh e garantiscono un'autonomia dichiarata fino a 480 km. Il prezzo parte da 49.900 euro. Troppo poco per essere vero? Appena sarà possibile siamo davvero curiosi di provarla. Andiamo ora in Francia per parlare di Peugeot E208. La piccola elettrica francese condivide pianale, interni e dotazioni con la versione termica. Sotto il cofano però si trova un motore elettrico da 136 cavalli e una batteria da 40 kWh. L'autonomia è di circa 300 km in ciclo WLTP. Essendo basata sulla versione termica, con questa condivide la linea aggressiva ed originale. La guida agile e confortevole è l'interno unico ed avveniristico, con la strumentazione digitale in 3D. I prezzi a partire da 31.000 euro. Rimaniamo in France per una delle elettriche più vendute, ovvero Renault Zoe. La piccola elettrica francese è alla sua seconda generazione ed è forse la più completa elettrica economica sul mercato. Quest'auto è infatti basata sul pianale della Clio, con cui condivide anche parte degli interni, dominati dal grande schermo verticale dell'infotainment. Zoe, sotto alle linee un po' a dovetto, allegre e simpatiche, nasconde un vispo motore da 108 cavalli ed una nuova batteria da 50 kWh, che consente un'autonomia di oltre 350 km reali. Davvero ottimo! Il prezzo varia a seconda delle modalità di acquisto. Si parte da 25.900 euro se si sceglie di noleggiare le batterie, pagando un canone mensile. Scegliendo invece di acquistare anche le batterie, il listino parte da poco più di 34.000 euro. Chiudiamo la nostra top 5 con l'elettrica più chiacchierata del mondo. Sto parlando di Tesla Model 3, un'auto che semplicemente non ha bisogno di nessuna presentazione. La berlina americana ha fatto scuola, linee classiche ma riconoscibili, interni essenziali con tutto concentrato sullo schermo centrale da 15 pollici e ovviamente prestazioni da capogiro. Nonostante siano diverse le versioni di Model 3 tra cui scegliere, io vi consiglio la Long Range All Wheel Drive. Perde qualcosa in termini di autonomia rispetto alla versione a trazione posteriore, ma è in grado di bruciare numerose sportive con il suo 0-100 in 4,6 secondi e di garantire 410 km di autonomia in WLTP. Il prezzo per tutto questo? 58.000 euro. Come abbiamo visto, il mondo delle elettriche si sta allargando sempre di più e sono sempre maggiori i modelli interessanti presenti in questa categoria. Voi quali preferite? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video, dove ovviamente sempre qui su automobile.it. Ciao!